você disse. È amata dai fanesi. Molto amata. E ne andiamo anche fieri. Ne parliamo anche fuori dalla città, proprio perché è un prodotto che contraddistingue, diciamo, la fanesità. E la beve spesso? La bevo quasi tutti i giorni, anche d'estate. Che uno dice è un prodotto che va preso d'inverno perché è caldo, invece è buono anche d'estate e aiuta anche nella digestione. È la tipica bevanda dei marinai di Fano, nata dalla tradizione di scaldarsi nelle giornate di altura ed è conosciuta come moretta fanese. Si tratta di una correzione del caffè espresso realizzato con miscela di anice, rum e brandy, ma variabile a seconda delle ricette personali. È un'ottima bevanda nella città di Fano, preferita da molti a semplice caffè tradizionale. La sua preparazione prevede 2 cucchiaini di zucchero, scorza di limone e liquore. La gente vuole vedere sempre la famosa divisione, altrimenti dice che non è buona, e quello è il fattore, lo fa lo zucchero, quindi se uno la vuole senza zucchero, questa separazione non c'è. Un mix che bisogna poi scaldare finché lo zucchero non è completamente fuso, solo allora la differente densità rispetto al caffè permetterà che quest'ultimo formi i 3 famosi strati. È richiesta anche dai turisti questa nostra tipicità fanese? Sì, guardi, io anche la sera ho diversi clienti stranieri, adesso alcuni non è la prima volta che vengono a Fano, quindi un po' la conoscono, diciamo tedeschi, olandesi, ho anche un bel gruppo di svedesi che vengono tutte le sere. A loro piace molto, sì. Ogni volta che ripartono portano via 3-4 bottiglie, chi a Stoccolma, chi in Germania, dai. Il terzo strato è la schiuma tipica del caffè espresso e per avere la consistenza della moretta perfetta è necessario che le 3 parti che ne compongono il corpo finale non si mescolino finché a farlo non sarà un cucchiaino. La moretta è buona, è buonissima. Quindi le piace, ma di dov'è? Sono di Ravenna. Sì. Passa le sue vacanze qua a Fano? No, oggi sono di passaggio, però di solito vengo per starci un po'. E quindi quando riesce, insomma, beve anche moretta? Ah sì, volentieri, perché è molto buona. Al mattino le capita di bere una moretta o preferisce un cappuccino? No, solo cappuccini. Quindi non le piace? No. Nel 2004 fu organizzata in Piazza 20 Settembre una gara sulla preparazione della moretta, alla quale parteciparono oltre 20 esercenti e Roberto Bacchiocchi riuscì a sbaragliare tutta la concorrenza. Le varie giurie, insomma, hanno scelto la nostra moretta come miglior moretta di Fano, abbiamo avuto questo riconoscimento, quindi diciamo campioni del mondo di moretta. Ancora in atto, perché la gara poi non si è più ripetuta, quindi dai. Siete vincitori in carica. Siamo ancora i vincitori in carica, dai, va bene.